Partiamo con i freschi. Allora, abbiamo la mozzarella, questa della Conad, sono 3 da 125 grammi l'una. Poi abbiamo un po' di affettati, prosciutto cotto di alta qualità, 120 grammi, tutto a marchio Conad. Poi abbiamo questo crudo, salame ungherese. La mortadella, questa Bologna, mortadella Bologna, prosciutto crudo stagionato e cotto di Praga. 4 confezioni di latte Arborea, questo è quello intero. 2 confezioni di Philadelphia. 2 yogurt, questo bianco naturale. Un Actimel che era in offerta. Come surgelati abbiamo gli spinaci, questi sono quelli da 1 chilo in cubetti, e sempre da 1 chilo abbiamo i piselli fini, sempre 2 confezioni. Abbiamo 2 confezioni di nasello e 2 confezioni di pollo. Questo veniva 11,78 euro al chilo. È stato pagato 4,22 euro questo e 4,23 euro quest'altro. E questi sono tutti freschi. Ora vediamo le altre cose. E ora passiamo a quest'altri. Hanno preso questa passata vellutata al frutta al vapore, dopodiché un pacco di zucchero, 2 birre della Poretti, 2 confezioni di carta igienica, questa è quella da 4, sono 3 veli, sempre marchio Conad, perché poi i prodotti della Conad sono veramente buoni. 2 confezioni di ceci da 400 grammi l'una, 2 camomille solubili, una e due, poi un pacchetto di arance da 1,5 kg, questa uva, forse questa è senza semi, non lo so, no, no, uva normale. 2 confezioni di mele gialle, queste golden, una confezione di banane che venivano 2,98 euro al chilo e questa l'hanno pagata 2,49 euro. Poi qui c'è della pizza, 4,98 euro, 2 confezioni del tè solido che prendiamo, un barattolino di origano. E questo succo di limone. Qui abbiamo una pancetta stagionata dolce, hanno pagato 7,05 euro e veniva 21,50 euro al chilo. Poi abbiamo, questo dovrebbe essere il parmigiano, sì, parmigiano reggiano che stava in offerta a 13,90 euro al chilo e hanno pagato 7,03 euro. Poi abbiamo il tonno, sono 4 scatolette da 80 grammi l'una. 2 confezioni di farina per dolci, pasticcera. Qui abbiamo la pasta, vi faccio vedere solo queste tre perché sono 10 confezioni di questi formati. Abbiamo la penna rigata, il tortiglione e il rigatone. Qui abbiamo 2 pacchetti di crackers, eccoli, 2 di crackers. Il Dash, dopo tanti anni c'è il Dash. No, il Dash perché stava in offerta, mi sembra che veniva 9,90 euro e sono 3 da 21 lavaggi, quindi 63 lavaggi. Poi abbiamo 2 confezioni di biscotti, questi della Mulino Bianco, galletti e campagnole. Abbiamo 2 confezioni di riso, questo qui, per tutte le ricette va bene. Ah, ecco, un altro zucchero. Abbiamo un altro zucchero, quindi erano 2 zuccheri. E abbiamo 2 confezioni di sale grosso e 2 confezioni di purè della Fanny. Vi faccio vedere lo scontrino, così vedete tutti i prezzi.
Ed ecco il totale, 154 euro e 66 centesimi. Sono contenta perché Maurizio mi ha preso anche il Dash, sapendo che mi piace tanto, mi ha preso anche il Dash. Mentre questi qui, vedete, Dash veniva 9,90 euro, perché se no, vedete, hanno scontato 8,09 euro di sconto. Questi sono tutti gli sconti, vedete? La passata di pomodoro, i biscotti del mulino bianco, qui c'è anche la pasta, l'Actimel. Insomma, ha risparmiato con tutti gli sconti 25,79 euro. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci, questa Ciao a volta, tutti. questo giro siamo io e Marco per il menù. Allora, diciamo che la spesa che avete visto, che vi ho messo prima del menù, l'ha fatta Maurizio con Giuseppe. Quindi, diciamo, Maurizio, quando fa spesa, io gli ho detto all'incirca che serviva, ecco, ho detto magari, che ne so, prendi un po' di verdura, prendi un po' di frutta, prendi almeno questi giorni. E ha fatto la spesa che avete visto. E quindi siamo stati un po' in difficoltà con Marco, perché insomma, per trovare il menù, sto giro, diciamo che è stato abbastanza difficile. Comunque in casa abbiamo uova, cioè le cose ce le abbiamo in casa, non è che non ce l'abbiamo. Un'altra cosa, nel menù di questa settimana troverete parecchie pietanze con la zucca, perché apriremo la nostra zucca. Io sono molto dispiaciuta, Concetta pure, Valentina, però dobbiamo mangiarla. Pure Maurizio ha detto, oh, mangiamola, sennò quella lì magari si frascica e poi la dobbiamo buttare, è un grande peccato. Quindi Marco ci legge Allora, velocemente il menù, via! intanto buongiorno a tutti, spero che state tutti bene, così poi vabbè, avete visto la spesa. Allora, intanto vi faccio vedere il menu così, tanto poi penso che Ucci vi farà un post appositamente per farvelo vedere. Ah, il menu è questo. E ora ve lo leggiamo pezzo per pezzo. Allora, io leggerò i pranzi e Ucci leggerà le cene. Allora, il pranzo lunedì, riso con zucca e Philadelphia. E cena abbiamo frittata con, allora no, frittata con spinaci, no, aspettate, frittata, allora frittata io ci metto dentro il parmigiano, basilico, prezzemolo, diciamo un po' con queste erbette, e poi a parte ci sono spinaci con burro e parmigiano, perché non li faccio quasi mai con burro e parmigiano, li faccio con limone e un goccetto d'olio. Sto giro invece li facciamo con burro e parmigiano. Bene, il martedì a pranzo abbiamo pasta con patate e zucca, mentre a cena. A cena abbiamo nasello con zucca e piselli, sta zucca per tutta la settimana, ma a noi piace. Diciamo. A noi non piace. Mentre mercoledì abbiamo polpette fritte con insalata ricca. E a cena abbiamo una bella pasta alla matriciana, almeno Marco dice, almeno la zucca me la sono Un po' di salvata, sì, pace. me la sono schivata, dice, mamma mia. Poi No. allora, giovedì abbiamo le uova in padella con zucca e cannellini, mentre a cena. Pasta con ceci e zucca insieme, che è buonissima, povero Marco. Mi dispiace. Bene, venerdì a pranzo abbiamo riso con spinaci e Philadelphia. E invece a cena abbiamo involtini di pollo con insalata. Bene, mentre sabato abbiamo i panini, visto che può essere che faremo le olive, quindi non ci avremo molto tempo, quindi a sabato a pranzo i panini, mentre a cena. Io ho messo la pizza con il punto interrogativo perché abbiamo visto le previsioni, siccome ci sono rimasti ancora degli alberi di olive da raccogliere, ho visto le previsioni, fa vedere che venerdì e sabato purtroppo potrebbe piovere, quindi ho messo il punto interrogativo. Se non facciamo le olive, facciamo la pizza, se facciamo le olive ci arrangiamo e mangiamo qualche cosa così, un pezzo di formaggio, insomma, poi due uova, cioè le cose si trovano. Bene, mentre la domenica a pranzo abbiamo la pasta con forno, cioè pasta al forno con le patate, mentre a cena. Mentre a cena, minestra con zucca e edamame, che sarebbe quella soia surgelata che a me, io vado matta, io la mangerei tutti i giorni, tutti i giorni. Bene, quindi allora questo qui è il menù, ovviamente su questa roba verrà abbinato anche l'olietto nuovo, quindi. Sì,
che bello! Anzi, che non vedo la pasta con i fagioli, che noi ci facciamo però la tradizione. E questa sera, sì, questa sera c'è la tradizione. Ah, la tradizione. Oggi andiamo a fare l'olio. Oggi andiamo a fare l'olio, vedremo quanti litri avremo fatto. E questa sera, come per tradizione, una bella pasta e fagioli. Che a lui piace tantissimo. Pago l'olietto nuovo, vediamo come sarà. Ecco, vediamo un po', poi vi facciamo vedere anche come sarà l'olietto nuovo. Però voi lo vedrete sicuramente nel video di lunedì. Non lo so, io non sono il regista editore. Io sono regista editore, non so che cosa combino. Vabbè. Ok, allora noi a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica. Ovviamente vi ringraziamo sempre della compagnia, sì, vi auguriamo grazie, una buona domenica e come sempre vi mandiamo sempre un saluto a tutti a quanti. A tutti quanti, tutti, grazie a tutti, veramente siete tanto carini, tanto gentili e allora un grande bacio a tutti, vi vogliamo bene e come diciamo sempre... Ci vediamo a un prossimo video! Sì, abbiamo vinto, Gigi! Non abbiamo vinto niente però, ma chi è questo Gigi poi? Boh!